Audio racconti, serie Solar Pons, L'amuleto scomparso di August Derle. Letto da Adam era a mezzogiorno. Svoltato l'angolo, ci eravamo trovati in Pride Street, poco lontano da casa nostra. Si parlava della scienza della deduzione. Quando ad un tratto, Pons mi toccò il braccio, facendomi cenno di osservare un giovanotto che ci precedeva di pochi passi. Dunque, Parker, vediamo che cosa arguite osservando quel giovane che sta camminando davanti a noi. I miei metodi li conoscete, metteteli in pratica. Pare un giovanotto assolutamente comune, risposi immediatamente. Ce ne sono a migliaia come lui, Pons. Sì, certo, ma non siate precipitoso nei vostri apprezzamenti. Guardatelo di nuovo. L'oggetto del nostro esame camminava sbirciando di tanto in tanto i numeri civici. Dissi che evidentemente stava cercando un determinato indirizzo. Questo è elementare, mio caro Parker. Ma che cosa di più? Beh, pare che sia di modeste condizioni. Non ha ancora trent'anni ed è senz'altro inglese. Non vedete altro? Niente di più, tranne naturalmente i particolari ovvi, colore e taglio del suo vestito, ad esempio. Guardando Pons, continuai: Scommetto che state per espormi un sacco di straordinarie conclusioni alle quali siete arrivato mentre facevamo questi pochi passi. No. Non sopravvalutate i miei modesti talenti Parker. Stavo soltanto per aggiungere che è scapolo, che abita in periferia, che va a lavoro in bicicletta, che molto probabilmente è un contabile e che il suo ufficio si trova nei pressi di casa nostra. Inoltre ha poca fantasia, è piuttosto prosaico e parsimonioso a scapito della pulizia. In questo momento sta assaltando la colazione. Utilizzando l'ora di riposo per sbrigare una faccenda che non ha nulla a che vedere con il proprio impiego. È troppo coscienzioso per sottrarre del tempo al suo lavoro, dedicandolo ad indagini su una questione di carattere strettamente personale. Per un momento lo stupore mi tolse la parola, poi gridai: Oh, andiamo, Pons. Io faccio tanto di cappello alla vostra maestria nel mettere in pratica la scienza della deduzione. Ma adesso voi state esagerando, non vi pare? Amico mio, vi garantisco che le mie osservazioni sono di una semplicità estrema. Vi pare che una moglie permetterebbe a suo marito di andare al lavoro con un vestito così spiegazzato, o di indossare una camicia imbrattata da quelle macchie d'inchiostro che di solito si riscontrano sui polsini dei contabili? E dal momento che egli non ha fatto stirare il vestito, e non ha mandato la camicia in lavanderia, si deve presumere che tira a risparmiare, anche a discapito della pulizia. Di più il suo vestito è di buon taglio, ma così anonimo da tradire a prima vista la mancanza di fantasia nella scelta. Va in bicicletta, avete detto. Quelle grinze vicino ai risvolti dei calzoni non sono altro che i segni lasciati dalle mollette usate per impedire che i pantaloni si impiglino nelle ruote. Non ci avevo fatto caso, ma come fate a sapere che vive in periferia? La bicicletta è il mezzo comunemente usato da chi abita in periferia, lavora nel centro della città e, disponendo di limitate risorse finanziarie, deve stare attento a come spende i suoi soldi. E va bene, anche ammettendo tutto questo, Ancora non riesco a capire come voi possiate affermare con tanta sicurezza che lavora nelle nostre vicinanze. Ma in conseguenza di quanto ho detto prima: se va a lavoro in bicicletta è logico che l'abbia sempre a portata di mano. Dal momento che non la sta usando per cercare un indirizzo, che io ho la sensazione sia proprio il nostro, significa che il luogo dove lavora è talmente vicino da rendere superfluo l'uso della bicicletta. Scossi la testa. Ho paura che non riuscirò mai a tenere il passo con voi in fatto di deduzioni, Pons. <ride> per contropartita, siete molto bravo nel fare le diagnosi, e questo è ciò che conta per voi. Sorrise. Ah, guardate, proprio come dicevo io. Arrivato al numero 7, si è fermato, e ora sta entrando. Per sottoporci il suo problema, ha fatto uno strappo al suo Tran Tran quotidiano, che indubbiamente gli è abituale da anni. Fra poco sapremo che cosa lo preoccupa tanto. La signora Johnson, che aveva aperto la porta in seguito alla scampanellata del giovanotto, come ci vide entrare, gli disse. Avete avuto fortuna, signor Harris. Eccoli che arrivano. Ci sorrise. E alzando un poco la voce, continuò. Questo signore desidera parlare con voi, signor Pons. Poi, con discrezione, si eclissò, ritirandosi nel suo alloggio. Venite, signor Harris, disse Pons mentre salivamo le scale per raggiungere il nostro appartamento al primo piano. Grazie, rispose laconicamente il signor Harris. Il giovane volto atteggiato a profonda compostezza e ci seguì. In questo modo banale ebbe inizio una delle avventure predilette da Solar Fox. Il motivo che aveva indotto Sidney Harris a consultare il mio amico era la perdita di un gioiello, un prezioso talismano che egli, invariabilmente, definiva l'amuleto di mio zio. Il comportamento del giovanotto confermò l'esattezza di ogni singola osservazione di Pons. Dopo averci subito detto di essere impiegato come contabile presso la ditta Chasing ed Ambranson, a tre isolati soltanto da casa nostra, ci raccontò la sua storia con semplicità e precisione. Io vivo con mia sorella, la quale accudisce la casa, con mio padre, che è un uomo malato, con mio fratello, provvisoriamente commesso in una tabaccheria, e con mio cugino Richard Marchinson. Abitiamo in South Norwood. Io mi reco al lavoro in bicicletta perché il mio salario non mi consente di affrontare la spesa, peraltro superflua, dei mezzi di trasporto per andare e tornare. Tre mesi fa circa è morto un mio zio. Si chiamava Tail Marchinson. Ah! L'editore di testi sacri. Esatto, signor Pons. La ditta ha conservato il suo nome, sebbene già al momento della sua morte egli non ne facesse più parte. Era l'unico fratello di mia madre e viveva nella sua casa di campagna in un sobborgo a sud di Londra. Un vecchio signore ricco e caritatevole, osservò Pons. Come mai suo figlio vive con voi? Ha un piccolo vitalizio. E contribuisce, sia pure limitatamente, alle spese familiari. La casa in cui abitiamo non ci appartiene. Io pago un affitto mensile. Il fatto è, signor Pons, che mio zio, a causa di una malaugurata relazione di Richard con una ragazza, si era messo in testa che suo figlio fosse uno scapestrato e perciò lo ha diseredato, lasciandogli soltanto una modesta rendita fissa. L'interesse di Pons andava aumentando. Ma allora, a chi ha lasciato le sue ricchezze il signor Marchinson? A opere di carità, signor Pons. E la villa? L'ho ereditata io, in conformità con quanto aveva disposto col suo testamento. Purtroppo ho dovuto metterla in vendita. È una casa grande, sproporzionata, e quel poco che mi è rimasto della proprietà... Non mi permette di sostenere le spese di manutenzione. Noi tutti eravamo all'oscuro dell'operato dello zio. Era un uomo religioso, ma anche molto bisbetico, pronto all'ira e con una lingua tagliente, sebbene poi si pentisse quasi sempre dei suoi eccessi. Comportandosi così come si è comportato con suo figlio, mi ha messo molto a disagio. Richard non è uno scavezzacollo e non meritava di essere trattato in quel modo. Mio zio ha sempre avuto una predilezione per me, perché mi riteneva un giovane a modo. Dicendo questo, Harris, come a scusarsi, fece una smorfia, il che lo rese subito più simpatico. Avevo sperato, ereditando qualcosa dallo zio, di potermi sposare, ma ora sono costretto a rimandare a quando avrò venduto la casa. Questo perché naturalmente io... Intendo dividerne il ricavato con mio cugino Richard, qualunque esso sia. Di spartire con lui lo avevo deciso non appena venuto a conoscenza delle disposizioni testamentarie. Dopo la lettura del testamento, però, andando alla banca, abbiamo scoperto che mio zio, due mesi prima di morire, aveva convertito tutto il suo denaro liquido, il suo pacchetto d'azioni e tutti i suoi titoli in monete d'oro che era andato distribuendo per tutta Londra a varie opere di beneficenza. Abbiamo saputo a chi erano state regalate alcune di queste monete, ma non dove siano andate a finire tutte le altre. Naturalmente non abbiamo nemmeno tentato di informarci. Per noi, in fondo, non è stata una sorpresa. Mio zio non faceva che ripeterci che avrebbe lasciato tutta la sua fortuna alle opere pie. Comunque, avendo di me una buona opinione, e tenendo in conto che ero il primogenito della sua unica sorella, mi ha lasciato la villa, arredamento compreso. Fra le cose da me ereditate c'era anche un pregevole amuleto di oro battuto, con quattro smeraldi e un rubino, di cui però ignoro il valore venale. Le disposizioni testamentarie specificavano che era destinato a me personalmente, a condizione che io lo considerassi come aveva fatto mio zio, una specie di portafortuna, e non lo vendessi mai. Ho accettato la donazione e da allora non me ne sono mai separato. Quanto è grande questo amuleto? Ha un diametro di quasi 6 centimetri. Credo sia tutto lavorato a mano, salvo la montatura. È un semplice disco d'oro con delle gemme incastonate. Beh, non esattamente, signor Pons. Mio zio aveva fatto incidere sul retro alcuni versetti sacri. Adesso sentiamo come è successo che l'avete perduto. È accaduto questa mattina. Avendo fatto ieri sera del lavoro straordinario, stamane dovevo prendere servizio più tardi, alle 11. Conseguentemente Invece di andare come sempre a fare un bagno di vapore in un posto vicino al mio ufficio, ho deciso di fare il mio bagno a domicilio. Per quanto ne so in casa c'eravamo soltanto io e mia sorella. Ad un certo momento, mentre ero nella vasca, lei ha bussato alla porta della stanza da bagno per avvertirmi che andava a fare la spesa. Notate che, siccome volevo cambiarmi il vestito, Avevo vuotato le tasche di quello che portavo ieri mettendo tutte le mie cose, amuleto compreso, sul mio scrittoio. Circa dieci minuti dopo che mia sorella era uscita, sono tornato in camera mia. Quasi immediatamente mi sono accorto che l'amuleto era scomparso. Ho pensato di averlo messo forse in qualche altro posto, o che fosse caduto per terra, ma non sono riuscito a trovarlo. Il mio turbamento è stato tanto profondo da farmi dimenticare di indossare gli indumenti puliti che avevo preparato e infilatami la roba che portavo ieri, sono uscito. In ufficio, nell'ora precedente la pausa per la colazione, ho meditato a lungo sulla faccenda, prendendo infine la decisione di esporre a voi il mio problema. La porta d'ingresso era chiusa a chiave? No, signor Pons e nemmeno quella sul retro. Penso che mia sorella, sapendo che io ero in casa e dovendo andare a far compere lì vicino, abbia ritenuto superfluo chiudere la porta a chiave. Perciò chiunque avrebbe avuto la possibilità di entrare e di portare via l'amuleto. Temo di sì. Quante persone, oltre ai vostri familiari, sapevano di quel gioiello? Beh, forse una mezza dozzina nel vicinato e una o due in ufficio. Potrebbe anche darsi che un bambino è entrato nella vostra stanza per curiosare, vedendo il gioiello se ne sia impadronito. Ho paura che sia andata proprio così, signor Pons. Forse il mio problema, così come si presenta, non offre una pista da seguire. Non sapendo se il valore reale dell'oggetto corrisponda al valore affettivo, ho esitato a rivolgermi alla polizia per far fare delle ricerche presso i banchi di pegno. È più una questione sentimentale che di denaro. Desidererei recuperarlo, e sebbene io non possa permettermi una spesa extra molto rilevante, sono certo che potremmo trovare una via d'intesa riguardo al vostro compenso. Evidentemente Pons aveva già deciso dentro di sé di ritrovare l'amuleto scomparso, perché sorrise e propose. Magari basterebbe soltanto fare un salto a casa vostra e dare un'occhiata in giro, nella speranza di riuscire a scovarlo, questo amuleto volatilizzato. Sidney Harris guardò l'orologio, poi, serio serio, scosse la testa. Mi dispiace, ma non posso venire con voi. Se lo facessi, arriverei in ritardo in ufficio. A ogni modo avviserò mia sorella della vostra visita. Con tutto il cuore vi auguro buona fortuna, signor Pons, perché il primo a trarne vantaggio sarei proprio io. Purtroppo sono matematicamente certo che l'amuleto di mio zio era sul mio scrittoio quando sono andato a fare il bagno e che non c'era più quando ne sono uscito. La storia è tutta qui. Appena finito di pranzare, Solar Pons e io Uscimmo per recarci nel sobborgo di South Norwood. La casa ove abitava il signor Harris era simile alle tante altre costruite in serie in un quartiere non esattamente residenziale, dove lo spazio vitale era piuttosto superaffollato e le strade campi di manovra di bande di monelli. Ci ricevette una donna dall'aria stanca ed esacerbata. Senz'altro la sorella del nostro cliente visto che i due si somigliavano come due gocce d'acqua. Per stanca che fosse, la chiacchiera non le mancava. Siete quei due signori dei quali Siddi mi ha parlato al telefono. Agatha mi dice. Mando due signori che daranno un'occhiata in giro per casa. Per fare che? gli domando io. Ma lui neanche mi risponde. E altrettanto fece Pons. Sebbene lei avesse fatto una pausa significativa. Mi ha detto di accompagnarvi subito nella sua stanza, ed ecco fatto, signori miei. È ancora com'era quando è uscito lui. Non ho avuto neanche il tempo di mettere via la roba pulita che si è dimenticato di indossare. Mi pare che Sid diventi ogni giorno più distratto. Confesso che in quel momento, con la prospettiva che il nostro cliente fosse un giovanotto piuttosto sbadato, Ebbi la sensazione che il caso dell'amuleto dello zio stesse per rivelarsi uno dei più banali fra i tanti in cui avevo avuto la buona avventura di accompagnare da vicino le prodezze del mio amico Solar Pons. E la scoperta che facemmo non appena messo piede nella stanza di Harris servì a confermare il mio convincimento. L'oggetto che stavamo cercando era là, in piena vista, sullo scrittoio. Ponce chiuse la porta alle sue spalle e, lasciando fuori quella della sorella di Harris, si avvicinò allo scrittoio su cui si trovava il talismano. Ecco qui. Penso sia sì l'oggetto che cerchiamo. È la più genuina caccia ai fantasmi che io abbia mai visto, dissi io. Quel tale Harris l'ha semplicemente smarrito. Sua sorella l'ha trovato e l'ha rimesso a posto. Calma, calma, Parker. Come sarebbe bella e noiosa la vita se tutte le cose fossero così semplici. Ma temo che non sia così. Riflettete. La sorella ci ha appena detto di non aver avuto il tempo di mettere via gli indumenti di Harris. Quindi, non mi pare esagerato dedurre che non abbia avuto nemmeno il tempo di fare le pulizie, come del resto è facile vedere. Inoltre... Il fatto che l'amuleto sia ricomparso non è una buona ragione per concludere che il nostro cliente parlasse a Vambera. No, potete giurarci, Parker. Il giovanotto sapeva quel che diceva e quel che sapeva ce l'ha detto, ne era convinto. Per dirla alla maniera del signor Harris, la storia è tutta qui. Quando lui è andato in bagno, l'amuleto era sullo scrittoio. Quando è tornato, non c'era più. Adesso, dopo tre ore, anzi quattro, eccolo di nuovo sullo scrittoio. Eppure era sparito. Qualcuno l'aveva portato via di certo. Evidentemente, non è stato rubato tenendo presente il suo valore in denaro contante. Beh, a meno che le agenzie di prestito sui pegni non abbiano voluto accettarlo, obiettai. <ride> Oh ladro di poca fede, che rinuncia ai tentativi di disfarsene dopo un così breve tempo, meno di quattro ore. E prendendo in mano l'amuleto, continuò. Per di più è un gioiello di valore. Le pietre sono autentiche, e se io ne capisco qualcosa, l'oro è di buona lega. Credo che qualsiasi gerente di agenzia di pegni presterebbe volentieri una buona sommetta con questa garanzia. Esaminiamolo bene. Curvandosi, lo rigirò. Sorrise con una strana espressione negli occhi. Poi me lo porse. Voi che cosa ne pensate, Parker? Esaminai attentamente il gioiello, sicuro che qualcosa doveva avere stuzzicato l'interesse e la fantasia di Pons. La superficie superiore dell'amuleto non si poteva proprio definire artistica e bella, anzi l'avrei giudicata decisamente senza grazia. Un rubino al centro e quattro piccoli smeraldi disposti intorno, in maniera che il tutto presentasse un disegno a croce. L'oro aveva un aspetto grezzo, come se dopo fuso fosse stato lavorato a mano e per di più. Una buona pulitura non sarebbe stata di troppo. Rivoltato l'amuleto notai che l'altra faccia invece era stata levigata. Su di essa, incisi, i versetti di cui ci aveva parlato Harris. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Numeri 8-2 Sembra davvero un pezzo di valore. Dissi, restituendolo a Pons. Tutto qui. Sorrisi. Se da questo gioiello si può prendere qualche cos'altro, sarei felicissimo di essere illuminato da voi. Oh, agli ordini, Parker. Vorrei soltanto dire che si possono trarre un paio di conclusioni. Il defunto signor Marchinson era una vecchia volpe sebbene avesse un debole per il nipote, trovava che questi mancasse di fantasia e che fosse un po' ottuso quando si trattava di difendere i propri interessi. Inoltre, evidentemente, il vecchio era del parere che le cose buone bisognava sapersele meritare. <ride> Caro Pons, mi state prendendo in giro? Niente affatto. Sta tutto scritto qui. Chiaro? come sono chiare le citazioni bibliche. Io non vedo un bel niente. Guardate meglio, Parker. Mi porse di nuovo l'amuleto. Tornai ad esaminarlo, ma non riuscii a scoprire su che cosa Ponce avesse basato le deduzioni appena enunciate. Glielo dissi, e con una certa animosità anche. Beh, amico mio, pensateci sopra. Forse vi verrà in mente. Un po' irritato mi strinsi nelle spalle. Bene, questo caso passerà alla storia senz'altro come il più banale e più sbrigativo dei nostri rompicapi. Non credo nemmeno valga la pena di farne una delle mie solite relazioni scritte. Al contrario, amico mio, siamo appena all'inizio. Credo che dovremmo fare una piccola gita prima di aver espletato il nostro compito. Qui invece abbiamo finito. Torniamo in città. Dobbiamo consegnare l'amuleto al signor Harris. Così dicendo, aprì la porta, uscendo dalla stanza giusto in tempo per vedere che la sorella del nostro cliente faceva finta di avere qualcosa da sbrigare proprio lì vicino. Era chiaro che aveva origliato la porta. Dopo esserci congedati da lei ci avviamo verso la sede della ditta Chasing and Ambronson per riconsegnare l'amuleto a Sidney Harris. Il nostro cliente, pur senza smancerie, si dimostrò contento di ritornare in possesso del suo amuleto, ma questo con un certo nervosismo per aver dovuto sospendere il suo lavoro, desiderando Pons rivolgergli alcune domande. Insistette nel tentativo di far stabilire l'entità del compenso, ma Pons non ne volle sentir parlare. Non ci pensate nemmeno, signor Harris. Il vostro piccolo Rebus mi ha insegnato qualcosa, e il rinvenimento dell'amuleto non è dovuto al mio acume. Non ci sto capendo niente, signor Pons disse Harris per la terza volta. Non c'era. Sono sicuro che nella mia camera non c'era. L'ho cercato con la massima attenzione. È curioso come alle volte gli oggetti sembrino diventare invisibili. <ride> Ditemi, signor Harris, avete con voi la chiave della villa del vostro defunto zio? Oh, sì, certo, signor Pons. Vorreste visitarla? Da qualche tempo in qua sto carezzando l'idea di comperare o prendere in affitto una casa in campagna. Può darsi che quella del vostro defunto zio possa fare al caso mio. Che ne direste se andassimo a dare un'occhiata? Certo, o non appena avrò finito il mio orario di ufficio. già, ma non vorrei perdere tempo. Preferirei andarci immediatamente, signor Harris. Potreste prestarmi la chiave? Non ho nulla in contrario, signor Pons. Potrete restituirmela domani qui stesso. Staccò la chiave dal portachiavi che aveva in tasca e la diede a Pons. Grazie. A proposito, il vostro defunto zio era Cattolico Apostolico Romano? Oh, sì, signore, tutta la nostra famiglia è cristiana cattolica. Avete parlato della vostra famiglia stamane. Vi chiedo troppo pregandovi di descrivermela. Naturalmente, noi conosciamo già vostra sorella. Harris sbirciò preoccupato l'orologio appeso alla parete della stanza in cui ci aveva ricevuto. Tuttavia, ci fornì i particolari richiesti. Lo fece con una precisione tale che, in un batter d'occhio, diede vita alle figure del padre, del fratello e del cugino. Ebbi l'impressione che sarei stato capace di riconoscerli uno per uno a prima vista. Splendido, signor Harris. Se non sbaglio, ci avete detto che vostro zio considerava il gioiello come una specie di portafortuna. Esatto. E lo usava da molti anni. Beh, noi crediamo di sì. Grazie mille, signor Harris. Le auguro una buona giornata. Senza affrettarci, tornammo a casa. Strada facendo, Pons chiamò uno dei monelli del quartiere, il figlio di un fabbro che aveva la sua officina nelle vicinanze. Il ragazzo, uno scugnizzo sui dieci anni, dagli occhi intelligenti, accorse e, dopo aver portate due dita al berretto, mani sui fianchi, gomiti in fuori, si piazzò davanti a Pons. Alfred figliolo! Potresti riunire altri tre dei tuoi compagni e venire poi immediatamente a casa mia? Senz'altro, signor Pons. Eccellente. Ho per le mani un piccolo mistero da risolvere. Datti da fare, corri. Il ragazzo scappò via e sparì in un vicolo. Pochi secondi dopo lo udimmo gridare a squarciagola chiamando un compagno. Pons lo aveva seguito con gli occhi, sorridendo divertito. Vi mettete a farvi aiutare dai bambini adesso? domandai. Mi sono servito di quei monelli altre volte, quando ancora non vi conoscevo, Parker. E succederà ancora, senza dubbio. Sono piuttosto in gamba, sapete. Li ho soprannominati i marginali di Pride Street. Mi rivolse uno sguardo inquisitorio, e poi mi chiese. Non c'è stato niente che vi abbia lasciato perplesso mentre parlavamo con Harris? Sì, il suo nervosismo. Santo cielo, si comportava come se temesse di essere licenziato in tronco soltanto perché perdeva un po' di tempo per rispondere alle vostre domande. Eh, già, ma non stavo alludendo a questo. Non vi è sembrato strano che un uomo come Marchinson usasse un portafortuna? Tanta gente usa dei portafortuna. Giusto. Ma non è in contrasto con i dogmi della religione cattolica credere nei portafortuna, o nei talismani, o in altre cose del genere. Credo di sì, dissi. Sì. E dal momento che sappiamo che il defunto Marchinson era molto religioso, un editore di testi sacri, niente di meno, questa storia dei portafortuna non la trovo molto verosimile. Dove volete arrivare, Pons? Vi faccio un'ipotesi, Parker. L'amuleto del signor Harris non aveva affatto funzioni di portafortuna. Leggermente spazientito, rimbeccai che tutto sommato l'amuleto era pur sempre un gioiello ed aveva valore di moneta sonante. Strano che abbiate detto questo, Parker. Sapete, a dirvi la verità, ho avuto l'impressione netta che l'amuleto consistesse in due monete d'oro saldate insieme in maniera piuttosto primitiva. Anzi, dirò di più, sono del parere che l'amuleto sia stato confezionato non più di quattro mesi or sono, magari con due di quelle monete d'oro che Marchinson aveva ritirato dalla banca. Ma come... Iniziai a dire. Frutto della deduzione, Parker. Nient'altro. Beh, io non ci arrivo. Via, amico mio. È talmente elementare che quasi non vale la pena di parlarne. Intanto però non mi diede alcuna spiegazione, ed io non gliela chiesi, perché era chiaro che, secondo lui, le premesse su cui basava le sue deduzioni erano alla portata di chiunque avesse acume e spirito di osservazione. Fu così che salimmo le scale in silenzio per rientrare nel nostro appartamento. ci eravamo appena tolti il soprabito quando udimmo un gran trambusto e uno scalpiccio precipitoso su per le scale accompagnato dagli strilli indignati della signora Johnson la porta venne spalancata senza tanti complimenti e il marginale Alfred piombò nella stanza seguito da uno sciamannato terzetto di sogghignanti scugnizzi Eccoci qua, signor Pons! gridò Alfred, chiudendo la porta e marciando verso la scrivania, seguito dai suoi compari che si allinearono accanto a lui. Lo vedo, rispose Pons. Per me è un mistero come tu riesca a fare tutto così in fretta, Alfred. C'è scappato anche il tempo di fare una merendina di pane e marmellata prima di venire qui. <ride> Pulisciti l'angolo della bocca, figliolo. Mentre parlava, Pons, con ostentato sussiego, aveva tirato di tasca quattro sterline, allineandole ordinatamente sul ripiano del tavolo. Quattro paia di occhi sfavillanti e bramosi seguirono ogni suo gesto col più vivo interesse. Dunque sentiamo, continuò Pons, piazzandosi davanti ai ragazzi. Chi di voi ha la bicicletta? Due mani si alzarono. Bene, voi due porterete gli altri sulla canna. Dovete eseguire un lavoretto per me. Durante le prossime ore dovrete tenere d'occhio una casa in South Norfolk. Le persone che mi interessano sono quattro, perché la quinta la conosco. Voglio che osserviate tutto quello che fanno queste quattro persone. Che pediniate, che prendiate nota di dove vanno e che torniate qui alle sei in punto. Allora... Queste sterline diventeranno vostre. Ascoltatemi molto attentamente ora. Parola per parola, si può dire, egli ripeté l'eccellente descrizione che il signor Harris, il nostro recente cliente, ci aveva fornito dei suoi familiari. Corredati delle necessarie istruzioni, i ragazzi scesero le scale, rinnovando il chiasso e il bailam che avevano accompagnato il loro arrivo. Pons, che sembrava molto contento di sé, si stropicciava le mani soddisfatto, sbirciandomi con occhi scintillanti. Hm. È assai poco probabile che i ragazzi destino i sospetti che senz'altro avremmo suscitato voi ed io, e questi sono particolari che hanno il loro peso. A me sembra che Harris. Avrebbe potuto fornirvi benissimo le informazioni che vi occorrono. Chi quello? No, Parker, lui è troppo credulone. Harris il male non lo vede e non lo ode. In poche parole, crede poco anche che esista. Noi abbiamo bisogno di giudizi imparziali su quella gente e sono sicuro che i marginali ce li forniranno. Puntualmente, all'ora prestabilita, i ragazzi tornarono. Seguendo le istruzioni di Alfred, leader incontrastato, uno dopo l'altro fecero la loro relazione. Al più piccolo, un pel di carota soprannominato Pinky, era stata assegnata la sorveglianza della sorella di Harris. Questa era uscita una sola volta nel tardo pomeriggio per fare delle compere in chi si era formato un'opinione piuttosto negativa della signora. Aveva notato che litigava col fruttivendolo per il prezzo della verdura. Messa in mostra la sua insaziabile curiosità spiando dalle finestre delle case dei vicini, aveva poi cicalato per un pezzo con un'altra donna, anche lei uscita per gli acquisti. Il ragazzetto, ciondolando vicino alle due, Aveva potuto udire le donne spettegolare impietosamente sul conto di una loro amica. Il secondo ragazzo aveva tenuto d'occhio il padre di Harris. Il vecchio, visibilmente malandato in salute, era tornato a casa dopo una visita fatta ad un amico, in carrozzella a ruote, spinta da un robusto ragazzotto al quale aveva dato una buona mancia. Sembrava un tipo molto affabile si era subito senza battere ciglio la strapazzata inflittagli dalla figlia al suo ritorno. Il terzo mini segugio si era incaricato della sorveglianza di Richard Marchinson, un giovanottello dall'aspetto fanciullesco. Questi, ritornato dal lavoro poco dopo le quattro, era uscito di nuovo, quasi subito, leggendo una lettera. Era una lettera d'amore, disse il ragazzo con disprezzo. Davvero? E come fai a saperlo, Peter? Sorrideva con una faccia da scemo per tutto il tempo mentre leggeva. Ha colto un fiore e l'ha annusato. E poi l'ha posato sul marciapiede prima di rileggere la lettera altre due volte. Ragazzo mio, sei un vero osservatore. Povero Richard ha avuto una ricaduta di mal d'amore. Era chiaro che Richard, per il solo fatto di essere innamorato, non si era guadagnato la stima del ragazzo. Alfred comunque aveva molto di più da raccontare. Dedicatosi alla sorveglianza del fratello di Harris, aveva appurato che si chiamava Charles. Charles era in casa quando i ragazzi erano arrivati, ma non vi era rimasto a lungo. Era andato a sedersi ad un tavolo di un caffè situato poco lontano nella stessa strada e aveva scribacchiato qualche cosa sul rovescio di una busta. Poi era andato in una biblioteca nelle vicinanze e ne era uscito poco dopo fischiettando. Tornato al caffè, aveva offerto da bere a tre o quattro dei clienti del locale. In seguito si era rimesso a fare dei conti, questa volta sui margini di un giornale. ha pallottolato uno dei pezzi di carta sui quali aveva scritto, uscendo dal locale l'aveva buttato via. Alfred si era affrettato a raccoglierlo e ora lo stava apporgendo a Pons. Il mio amico lo prese e lo spiegò con impazienza. Ah, il vestito del signor Charles è pronto. Scrive il suo sarto. Ma vi prego, e gregio Signore, di portare il denaro per pagare alla consegna questa volta. Pons alzò gli occhi e osservò. Evidentemente Charles spende anche le sue future rendite. E questo è tutto, signor Pons, disse Alfred. Ottimo. Buon lavoro, ragazzi. Ed ecco qui le vostre sterline. Sgomberate il campo ora. Gli rispose un coro di grazie, signor Pons. Poi si ripeté la baraonda per le scale. Accompagnata dai sospiri amantici della signora Johnson, che dal basso si sfiatava per essere ben sicura di essere udita da noi. <ride> la signora Johnson porta la sua croce stoicamente. Osservò Pons. Dunque Parker, cosa ne pensate? Francamente, niente. Ma no, non c'è male invece. Ho l'impressione che Charles sia il nostro uomo. Sono sicuro che, avendo sentito suo fratello dire che voleva fare il bagno, è rientrato di soppiatto per prendere l'amuleto mentre Sidney era nella vasca. Questo perché da tempo quel portafortuna gli aveva dato da pensare. Non l'ha rimesso a posto prima che Sidney, uscito dal bagno, tornasse in camera sua, perché molto probabilmente... Deve aver calcolato male i tempi. Oh andiamo, Pons. Com'è possibile trarre questa conclusione dai racconti di quei marmocchi? Perbacco, ma semplicemente procedendo per eliminazione. È chiaro che il padre e la sorella di Harris non c'entrano. Il cugino è innamorato, e fra il lavoro e l'amore, una cotta, ricorderete, causò la frattura fra lui e suo padre ha poco tempo per dedicarsi a calcoli del tipo di quelli che evidentemente assorbono l'attività intellettuale del signor Charles Harris. Che cosa sono quei numeri sulla busta? Conteggi che riguardano la probabile situazione finanziaria del signor Charles, se, in virtù di un certo gioco di bussolotti, gli riuscisse di diventare ricco. Ora non pare che sia povero anche se qui non risulta che abbia messo da parte molti soldi. Gettata con noncuranza la lettera sul tavolo, si alzò in piedi. Andiamo, Parker. Abbiamo soltanto un paio d'ore prima che faccia buio, per portare avanti questa faccenda. Disorientato, infilai il cappotto e uscì con lui. Dovemmo fare un pezzetto di strada a piedi prima che egli riuscisse a fermare un tassino. Saliti che fumo, gli diede l'indirizzo. Non era South Norwood, ma un posto fuori Londra, oltre l'estrema periferia della città. Credevo che andassimo alla caccia di Charles, dissi intenzionalmente. Ma no, Santo Cielo! Charles è soltanto l'autore del gioco di prestigio con l'amuleto. Ma ormai non ci interessa più, eccetto che egli non sia più scaltro di quanto io lo ritenga. Ma questo lo vedremo a suo tempo. Ora stiamo andando a visitare la villa del fu signor Tale Marchinson. Ah, già, volevo appunto domandarvi perché diavolo avete raccontato ad Harris quel cumulo di frottole. Parker. Conoscete i miei metodi. Cercate di riflettere. Ponce si rilassò appoggiandosi alla spalliera con gli occhi semichiusi, ingoiando la mia irritazione, feci altrettanto. Dopo poco più di un'ora arrivammo davanti ad una bella antica casa di campagna che indubbiamente doveva essere appartenuta un tempo ad un uomo molto danaroso. Dopo che Pons ebbe dato ordine all'autista di attenderci, risalimmo la corsia lastricata riservata ai pedoni, lungo un viale piacevolmente alberato, fino all'ingresso principale, un massiccio portone rivestito di pannelli con rifiniture di bronzo. Tirata fuori dalla tasca la chiave che gli aveva dato Harris, Pons l'infilò li nella serratura e aprì il portone. Suppongo che cerchiate qualcosa di specifico, dissi entrando in casa. Eccellente, Parker, proprio così. Sto cercando un candelabro a sette bracci, o magari sette lampade, ma io propendo piuttosto per il candelabro a sette bracci, tutto sommato. Rimasi talmente attonito che non seppi cosa dire. Vediamo un po'. Dov'è più probabile che si possa trovare un oggetto del genere? Nello studio forse, o in biblioteca magari. Diamo un'occhiata in giro ad ogni buon conto. Ponsi in testa, percorremmo tutto il corridoio, dando una sbirciata in ogni stanza, una dopo l'altra. Ah, ah, pare che ci siamo, non è vero, Parker? Entrammo in una piccola biblioteca. Tutte le pareti erano tappezzate di libri, salvo quella a sinistra, entrando, nella quale si apriva la bocca di un caminetto. Al di sopra della mensola, uno per parte, due candelabri a sette bracci, trasformati in lampade elettriche. Entrambi erano fissi nel muro. Rimasi a bocca aperta. Sapevo bene che pons. Non aveva mai messo piedi in quella casa prima di allora e la descrizione di Harris non era andata oltre le linee generali. Credo che la stanza che cerchiamo sia proprio questa, disse Pons con tutta calma. Come diavolo facevate a sapere che questi candelabri erano proprio qui? Ma io non sapevo affatto di trovarli esattamente in questa stanza. Voi pensate sempre che io sappia troppe cose, Parker. Però era si può dire fatale che avremmo dovuto trovarli in qualche posto qui nella villa. E non mi direte che questo non era chiaro fin dal principio anche a voi. Si voltò di nuovo a guardare i candelabri. Credo che l'interruttore sia quello laggiù. Provate ad accenderli, Parker. Ubbidì e i candelabri brillarono di una morbida luce ambrata. Eccellente, mormorò Pons, girando sui tacchi e voltando le spalle ai candelabri. Ho idea che ciò che stiamo cercando lo troveremo qui, sulla parete di fronte. Bisognerà dare un'occhiata a questi libri. La luce batte lì, alquanto al di sopra del pavimento. Non si avvicinò alle vetrine, e fissò i libri senza toccarli. Il genere dei volumi allineati davanti a noi era quello che ci si poteva aspettare come prediletto da un editore di testi sacri. Antichi logori volumi di grande formato, pesantissimi di sicuro, presumibilmente non molto preziosi, salvo se considerati come cimeli. Vecchie varianti delle sacre scritture e i relativi commentari. Così almeno sembrava risultare dai titoli astento decifrabili. Interrompendo le sue riflessioni, ponse si avvicinò alla bacheca e l'aprì, accingendosi ad esaminare i libri. Li tolse ad uno ad uno dagli scaffali, voltandoli sottosopra, finché non giunse ad una collana di quattro tomi fra i più voluminosi, ciascuno racchiuso in una custodia. Come altre vetuste anticaglie, erano tutti muniti di un fermaglio. Ecco qui. Esclamò Pons. Penso che siano questi quelli che fanno per noi. Se voi ne prendete due, io porterò gli altri. Sollevai i due volumi, riscontrando che erano tanto pesanti quanto mi aspettavo. Io non sono un miscredente, Pons, ma queste sacre scritture pesano come se fossero di piombo. <ride> Parlate come un peccatore incallito, Parker. Scoppiai a ridere e proseguì col mio carico. Dopo che Pons ebbe accuratamente chiuso a chiave il portone, risalimmo sul tassì per fare il ritorno a Londra. Arrivammo a casa verso le 10 ed immediatamente. Il mio amico telefonò al nostro cliente Sidney Harris, pregandolo di venire da noi. Poi accese tranquillamente la radio e per la successiva mezz'ora si dedicò esclusivamente all'ascolto del notiziario, il che mi impedì di porgli quelle domande che mi ribollivano dentro con pressante insistenza. Harris arrivò in poco meno di un'ora. Era venuto in bicicletta e suonò il campanello con una timidezza che rifletteva i suoi intimi sentimenti. Pons si avvicinò all'uscio, l'aprì e gli gridò dall'alto di salire. La faccia di Harris, quando egli entrò nel nostro studio, esprimeva chiaramente la sua perplessità. Non riusciva proprio a spiegarsi perché il mio amico l'avesse mandato a chiamare. Era anche un po' preoccupato. Si vedeva bene che egli temeva una richiesta da parte di Pons di un pesante onorario per i servigi prestati. Entrate, caro Harris, entrate. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione una questioncella. Anzitutto, eccovi la chiave della villa del vostro defunto zio. Credo che come residenza sarà molto più adatta per voi e per la vostra sposa che non per me. Mentre con un gesto automatico prendeva la chiave e la riagganciava all'anello, Harris guardò Pons strabuzzando gli occhi. Poi riuscì a balbettare. Purtroppo, come le ho già detto, siamo costretti a venderla. <ride> ho l'impressione che non sarà più necessario. Con felina agilità, Pons girò intorno al tavolo. Sollevato uno dei pesanti volumi prelevati nella biblioteca di casa Marchinson, lo estrasse dalla custodia e aprì il fermaglio. Vogliate scusare se mi prendo la libertà di manipolare qualcosa che vi appartiene, ma credo di seguire la pista indicatavi da vostro zio. In quel mentre, il libro si aprì con un rumore sordo, rivelandosi per quello che effettivamente era. Non un testo sacro ma il nascondiglio di rotoli e rotoli di monete d'oro, ingegnosamente mimetizzato. Dio del cielo! esclamò Harris, fissandolo a bocca aperta. <ride> sì signore, queste monete sono tutte autentiche, potete credermi, mio caro. Ce ne sono quattro volumi pieni. Li ho trovati esattamente là dove il vostro defunto zio ha lasciato scritto che sarebbero stati. Harris, che aveva fatto qualche timido passo in avanti, si fermò di nuovo e fissò Pons con negli occhi quella strana combinazione di incredulità e di rispetto che il mio amico non mancava mai di suscitare quando rivelava con un certo distacco i risultati delle sue straordinarie deduzioni. Mio zio? domandò Harris passandosi la lingua sulle labbra aride. Ma si capisce. Vi ha lasciato la parola d'ordine, il vostro apriti sesamo, ovviamente espressa con quel tanto di chiarezza che era compatibile con il suo proposito di mettere alla prova la vostra acutezza d'ingegno. Temo che non avesse molta fiducia nelle vostre cognizioni sulle sacre scritture, e nemmeno nella vostra immaginazione. Ho anche l'impressione che si sia divertito molto giocando d'astuzia quando ha ripartito le sue ricchezze ha cominciato col distribuire una parte a destra e a sinistra per poi finire col nascondere il grosso del malloppo col chiaro intento di farlo trovare da voi un tesoro riposto esattamente là dove il defunto signor Marchinson ha lasciato scritto che avreste potuto trovarlo ovvero di fronte ai candelabri a sette bracci nel punto esatto dove la luce andava a cadere sulla parete nord della sua libreria Harris si mise a sedere, agitatissimo. Ho paura di non capirci proprio niente, signor Pons. Sto tremando come una foglia. <ride> per carità, cercate di calmarvi. Siete ricco, signor Harris. Non avrete più bisogno di recarvi tutti i giorni in ufficio o in bicicletta. E non sarà più necessario rimandare oltre il vostro matrimonio. Bene, adesso vi spiegherò la soluzione di questo rompicapo. Avete con voi l'amuleto di vostro zio? Senza aprire bocca, Sidney Harris tirò fuori il curioso gioiello. Eccola qui la soluzione, continuò Pons. Temo che né voi né il mio stimato collaboratore conosciate bene le sacre scritture. Seguitemi. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Numeri 82. Alzò lo sguardo strizzando i suoi occhi intelligenti. Avanti riflettete. Qual è la fonte di queste citazioni? Harris ingoiò la saliva e con esitazione rispose: Non è un brano del discorso della montagna. Eccellente, eccellente. Certo che lo è, signor Harris ma allora cosa c'entra il libro dei numeri che si trova nel vecchio testamento harris cominciava ad avere un'aria rincretinita e senza dubbio anch'io se la mia faccia tradiva i miei sentimenti questa è il punto la citazione è del vangelo secondo matteo 7 7 i bracci dei due candelabri dunque il signor marchinson voleva che voi cercaste e trovaste e vi ha anche indicato almeno in parte dove avreste dovuto cercare. Passiamo al libro dei numeri. 8-2. Mentre parlava, tolse da uno scaffale la Bibbia in questione, voltò un centinaio di pagine e poi lesse ad alta voce. Parla ad Aronne e digli, quando disporrai le lampade, che le sette lampade Facciano luce davanti al candelabro. <ride> più chiaro di così. Finalmente Sidney R.S. ritrovò la voce. Balzò in piedi, afferrò la mano di Pons e con una improvvisa esplosione di gioia continuò a scuoterla. Signor Pons, vi devo molto di più di quanto potrò mai ripagarvi. Mi avete ridato la vita, parola mia, la vita. Al contrario, caro giovanotto, sono io ad avere un debito di gratitudine verso di voi. Mi avete sottoposto uno dei più affascinanti problemi che mi si siano mai presentati da vari mesi a questa parte. E se posso darvi un ultimo consiglio: fossi in voi non permetterei che la vostra innata generosità rendesse superfluo per il fratellino Charles il fatto di imparare a lavorare per farsi una posizione economica indipendente. Gli audio racconti. Serie Solar Pons. L'amuleto scomparso di August Derlet. Letto da Adam.